È arrivato il momento di raccogliere quello che si è seminato in questi 5-6 mesi. Un grande lavoro, un duro lavoro, sicuramente si commetteranno degli errori, ma cercheremo di farne il meno possibile. Abbiamo cercato di lavorare in maniera meticolosa e minuziosa, ma questa è la festa del pane. Si dice chi mangia fa molliche, possiamo anche sbagliare, però oggi siamo qui, ci stiamo divertendo. Ma la festa del pane è la festa dell'Unione, la festa dei popoli, la festa che unisce i popoli. Noi è di una forte aggregazione sociale, ci stiamo divertendo, lo dimostrano le immagini, c'è una borgata costiera in fermento, c'è Mazara che aspetta questo grande evento. Dico che abbiamo cercato veramente di curare il particolare, abbiamo delle serate conviviali, ma non solo, rievocheremo la nostra storia, ma ci saranno tanti piatti da degustare. L'appuntamento è questa sera nella città di Mazara del Vallo in Corso Umberto, aspettando la festa del pane, ma poi ogni sera dalle 18 fino a notte fonda, per cercare di degustare i nostri prodotti, perché sono prodotti della nostra Mazara, della nostra terra. Quest'anno abbiamo più presenza come panificatori, avremo anche due panificatori di Castelvetrano che hanno portato il pane nero, ci sarà un concorso del pane, ma soprattutto sarà dato il premio Solana d'Oro a persone che si sono contraddistinte per la loro grande professionalità, per il loro grande impegno che hanno messo nell'arco dell'anno. Ringrazio tutte le persone che mi hanno coadiuvato, Martin Giglio, Danilo Di Maria, Liliana Ingenito, il Comitato Borgata Costiera, tutta l'UNAC che non non screndo nessuno e chi più ne ha più ne metta. Questa è la festa del pane, vi aspettiamo a Borgata Costiera. Vi aspettiamo a Borgata Costiera il 6, 7 e 8 agosto, la grande festa del pane, giunta alla terza edizione. Grazie a tutti, grazie all'amministrazione, al consigliere Foggia e all'UNAC e a tutti coloro i quali hanno creduto in questo progetto e stanno collaborando con noi. In primis il professore Danilo Di Maria, il tecnico Salvino Martingiglio, che non è un tecnico ma è un artista perché sta realizzando un capolavoro sul Roccazzo, e poi anticipazione della festa del pane questa sera. Sabato 5 agosto alle 19:30 vi aspettiamo numerosi in Corso Umberto I con raduno d'auto d'epoca, gruppo folclorico e Burgisi di Marsala e una degustazione di prodotti del pane e prodotti da forno in genere. La festa del pane, giunta alla terza edizione, sarà uno spettacolo. Noi ci abbiamo creduto, abbiamo lavorato con fatica insieme alle altre associazioni. Ringrazio anche i volontari dell'Associazione Turistica Proloco che mi seguono in questo progetto e vi aspettiamo numerosi perché sarà la festa di tutti, la festa dell'Unione, la festa di Borgata Costiera, ma soprattutto la festa di Mazara del Vallo. Siamo giunti davvero ormai agli ultimi sgoccioli. Da domani parte la grandissima festa del pane, tanta attesa da tutti. Vi aspettiamo il 6, il 7 e l'8 agosto a Borgata Costiera in Piazza del Popolo. Sono contentissima quest'anno di essere qui nuovamente a Borgata Costiera per la festa del pane 2017. Un onore, una magia che si respira in ogni angolo e in ogni, come si suol dire, vanedda. Qua si dice vanedda, giusto? È il giusto significato delle stradine piccole, piccole, piccole. Silvano, vice sindaco di Borgata Costiera, che cosa ci dici? Beh, sono orgoglioso di essere qui questa mattina e orgoglioso che ci sia la terza edizione della festa del pane. È partita in sordina questa edizione 3 anni fa, ma diciamo che adesso siamo nella fase di lancio di questa edizione, che deve essere un segnale non soltanto per la città di Mazara del Vallo, ma per la provincia di Trapani, per la Sicilia e noi ci auguriamo anche per l'Italia e per tutta l'Europa e il mondo. Un segnale di cultura. Noi abbiamo investito molto con i nostri messaggi e con la nostra amministrazione sul turismo e sulla cultura e credo che questa sia la giusta strada che bisogna intraprendere per far risollevare l'economia in questa città, ma anche in provincia e in Sicilia. Siamo contenti, quindi vi aspettiamo tutti 6, 7, 8 agosto per la festa del pane e in preview stasera dalle 19:30 per Aspettando la festa del pane. Siamo in una grande piazza, presento una poesia a una signora e no di una ragazza. Dato che siamo in una serata di festa e c'è tanta d'allegria, prima una barzelletta e poi una poesia. Io mi chiamo Franco Zerille, abito a Ciancio, hai un bere di limone e un bere d'arancio. Se travaglio mangio, se un travaglio m'arrangio. Invece hai un cugino che si chiama Filippo Maria e ha un bere di lumia e cercasse di fregare sempre a mia. Io devo fare rintra tra se nesce, ma fregarmi fino a stura un giarrenesce. Cielo rosso e mare grigio è una donna di grande prestigio. È una donna curiosa, una legge e manca ravusa. Di nome si chiama Rita Calamusa. È una donna di buon cuore
l'ho conosciuto sempre con i pantaloni, non l'ho visto mai con la vesta, nemmeno nei giorni di festa. È una donna modesta ed è lavoratrice, ha una famiglia e tanti amici. È una donna troppo svelta, prima si prende il caffè e poi si fuma sigaretta. Sono parole vere, occhi celeste e capelli neri. Abita vicino la piazza e per il ballo lei ne esce pazza. Finio l'inverno e vinna primavera, a ballare ci piace con l'abito di sera. Finio la primavera e venne l'estate, in questa piazza si fanno bellissime serate. Siccome nell'estate c'è troppo calore, sta donna ci piace portare corti i pantaloni. È una donna di commercio e tira sempre come un treno merci. Ha un'attività che c'è la massima pulizia, per questo Fianco Zerilli ha voluto dedicare questa poesia. Nel suo lavoro si fa calea Isa, il corpo la vecchiaia e a testa la pappisa. Quando telefona a sua figlia Rosa ci manda un bacio e qualche altra cosa. Dato che c'è tristezza ed allegria, io voglio chiudere questa poesia.